Come si mette una testiera? Mettere una testiera potrebbe sembrare una cosa elementare, ma va fatta nel modo giusto, per non correre pericoli e per dare il massimo comfort al cavallo. Per prima cosa passiamo le redini attorno al collo, ciò ci permette di avere il controllo del cavallo anche se non ha la lunghina o se non è legato. Poi togliamo la capezza, la testiera viene presa con una mano sola che poi si appoggia sulla testa per controllare la parte davanti, il filetto viene aperto dall'altra mano rispettivamente e viene spinto con l'aiuto del pollice nella cavità della bocca. E questa è la testiera. Il posizionamento della capezzina e del filetto è molto importante. Tutto deve essere fatto nel modo giusto per permettere al cavallo di lavorare nel modo corretto. La capezzina va messa sotto l'osso dello zigomo di almeno un dito. Come potete vedere, da questo lato la posizione è giusta, mentre da questo no, per cui andrà allungata. Il filetto, invece, va messo in quella cavità in cui abbiamo inserito il pollice precedentemente, nello spazio vuoto tra scaglioni e premolari, lasciando un buon pollice tra il filetto e i denti. Molto importante è la posizione della fibbia e del più di bocca, per finire. Questa deve essere posizionata esattamente nella zona della narice del cavallo, perché qui il tessuto è molle e quindi non dà nessun fastidio. Per finire tiriamo il più di bocca. La testiera è messa, il cavallo è pronto a lavorare.